Concerto di Natale alla scuola media Nissena Pietro Leone, che ha visto impegnati numerosi studenti in sinergia con i docenti dell'istituto per il progetto Natale Insieme. Un'iniziativa svoltasi all'interno del plesso scolastico che ha visto impegnati gli studenti in varie discipline. Ad aprire i lavori della manifestazione il coro delle terze classi, diretto dalla professoressa Rossella Angileri, che si è esibito dinanzi ad un folto pubblico composto prevalentemente da genitori, intonando uno dei più celebri canti natalizi, Natale dei bambini del mondo, in tre lingue diverse, inglese, francese e spagnolo. Successivamente spazio al concerto natalizio degli studenti della Leone, diretto dal professore Rosario Cusimano, che ha allietato il pubblico presente. I ragazzi dello strumento musicale, che quest'anno ovviamente colgo l'occasione che ovviamente abbiamo avuto anche il doppio corso in cui si sono aggiunti quattro strumenti, oltre ai quattro già che abbiamo, in cui io sono il docente di percussioni, chitarra, violino, pianoforte, e poi si sono aggiunti clarinetto, tromba, violoncello e il flauto. Praticamente come di consueto, quindi ogni anno noi ovviamente per augurare ovviamente ai genitori e comunque far vedere che comunque questi ragazzi sono impegnati tantissimo in queste attività, abbiamo preparato un bel concerto di Natale proprio per scambiarci gli auguri, quindi ovviamente sia per un buon Natale anche per un felice anno nuovo. Suoneremo praticamente quattro brani, due proprio natalizi, proprio inerente, quindi canti popolari natalizi, Astro del Ciel e Bianco Natale, e poi concluderemo, la collega ovviamente dirigerà gli altri due brani, la danza ungherese numero uno di Brahms, poi il brindisi dalla Traviata di Giuseppe Verdi. Oggi siamo tutti qui riuniti insieme ai genitori per festeggiare il Natale insieme, il Natale della scuola. Abbiamo coinvolto tutte le classi dell'istituto, tutti i docenti si sono adoperati per creare questa giornata, per portare avanti tutti gli spettacolini, tutte le poesie, tutto quello che i ragazzi hanno prodotto, e viverlo insieme ai genitori. È un momento di festa, di gioia, uno scambio di auguri doveroso, secondo me, che ogni anno si ripete, e quindi è già una tradizione.